Valentini, operazione antidroga pandemonium, eseguite tre misure cautelari non custodiali e denunciate altre 12 persone. Agente del commissariato di Valentini, sotto disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, dottor Gaetano Bono, che ha diretto l'indagine, coordinata dal procuratore capo, dottoressa Sabrina Gambino, e dal procuratore aggiunto, dottor Fabio Scavone, hanno eseguito tre misure cautelari personali nei confronti di altrettanti soggetti lentinesi, consistenti nella misura cautelare degli arresti domiciliari e dell'obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza in casa durante le ore notturne, con prescrizione di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal GIP del Tribunale di Siracusa, perché raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Nello specifico, misura degli arresti domiciliari nei confronti di un giovane di 23 anni, misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza con obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne, di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un altro giovane sempre di 23 anni e di un uomo di 45 anni. A seguito di un'intensa attività investigativa intrapresa nel gennaio del 2020 e culminata nel mese di novembre dello stesso anno, gli investigatori hanno avuto modo di constatare e accertare una proficua attività di spaccio messa in atto dagli indagati attraverso un preciso modus operandi di cessione al minuto di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana a numerosi assuntori provenienti dai comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte. Nello specifico, la base operativa dell'attività illecita veniva individuata nelle abitazioni di due degli indagati, dove a qualsiasi ora del giorno e della notte gli investigatori hanno accertato un continuo andirivieni di assuntori. Tale attività di spaccio ha permesso agli spacciatori di lucrare rilevanti guadagni economici, introiti utilizzati per il loro sostentamento e per quello dei loro familiari. I numerosi riscontri dall'attività investigativa posti in essere dagli uomini della squadra di polizia giudiziaria del commissariato permettevano di accertare le numerose cessioni di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana effettuate dagli indagati a svariati assuntori e di cristallizzare il modus operandi degli stessi, che avevano di fatto trasformato le loro abitazioni in un vero e proprio market della droga. L'attività investigativa ha coinvolto altre 12 persone indagate a vario titolo per reati di spaccio di droga e detenzione abusiva di armi.